Buongiorno a tutti e grazie intanto per queste bellissime parole e per l'invito che mi avete rivolto a partecipare a questo bellissimo incontro che ho gradito anch'io tantissimo per tutti i suoi vari argomenti e i vari aspetti. Oggi sono qua perché da tempo mi occupo di analizzare i mutamenti che nella società portano il consumatore a comprare o non comprare, come abbiamo anche sentito prima, a scegliere delle cose piuttosto che altre, e con l'obiettivo di definire le tendenze future e di orientare quindi le aziende, in particolare quelle che lavorano con il lino, verso la realizzazione di determinati prodotti che siano in linea con non solo i concetti di sostenibilità e di circolarità, che ormai sono diventati indispensabili, ma con le richieste anche estetiche dei consumatori. Per il Lean & Dream Lab e quindi per CELC e per la primavera estate 2021, già più di un anno e mezzo fa, perché il nostro lavoro è un lavoro che si fa con un grande anticipo, avevo definito un tema di tendenza che mi stupisco anch'io oggi, onestamente. Avevo chiamato Move Beyond, andare oltre, guardare oltre, oltre cosa ovviamente non avevo previsto il Covid, ma sicuramente la necessità di far fronte a un momento particolare nel quale è necessario un mutamento globale, un cambiamento che non è una scelta, ma che ci proietta verso una realtà aumentata che richiede adattamento innovativo e visione di nuovi orizzonti. Siamo di fronte a delle aziende tessili alle quali oggi si richiede una maggiore attenzione alla qualità, alla durata dei prodotti, al comfort, sicuramente al benessere, per potersi uniformare appunto ai criteri di scelta dei consumatori. I temi sui quali avevo lavorato, abbiamo dato appunto dei nomi a questi temi. Il primo tema è quello che si chiama sobrietà, ed va basato su una gamma di colori, come vedete, molto neutri, la base del lino bianco e del lino naturale ovviamente importantissimi. La bellezza qui è equilibrio, è evocativa di un senso di calma e introspezione, e sceglie proprio per questa ragione una gamma di toni naturali desaturati e variazioni di bianco. Il lino può essere anche un po' più consistente, raccontare proprio la sua naturalezza, la sua origine naturale in tessuti un po' più compatti e comunque sempre molto creativi nelle righe materasso, nella combinazione anche con altri materiali, come vediamo da queste immagini. Sono solo ovviamente una selezione delle immagini che sono state messe a disposizione degli associati del Lino per lavorare sulle loro collezioni, ma il tempo che abbiamo ovviamente è un tempo anche abbastanza limitato. Secondo tema è quello che abbiamo definito materiality. Materiality perché il colore si lega in maniera molto particolare alla materia. Quindi con una materia come il lino, certamente possiamo fare tutti i colori del mondo, ma alcuni colori vengono particolarmente poi apprezzati dai consumatori. L'ispirazione è molto spesso un'ispirazione legata al mondo dell'arte, del design, dell'architettura, come vediamo anche nei materiali che sono rappresentati qui. Il mondo del lavoro che ci dà degli spunti proprio sulla consistenza dei materiali e dei tessuti, ma anche molto importante, come illustra l'immagine a sinistra, la ricerca di materiali innovativi con dei nuovi finissaggi, con delle spalmature che sono comunque sempre realizzate con materiali sostenibili per poterli utilizzare nell'outdoor, all'esterno, con caratteristiche per esempio di impermeabilità e similari. Il terzo tema è quello che ho chiamato spontaneità, ed è un tema che si basa su una gamma di colori brillanti, di pastelli teneri e radiosi, che Ok, sono Marta, da vieni qua. mescolare tra di loro, addirittura da mescolare, come vediamo anche nelle immagini, in grandi aree cromatiche da accostare tra di loro. E qui la cosa interessante è che lavoriamo parecchio anche con le mischie. Il lino si è rinnovato moltissimo mescolandosi con altre fibre,
sia di origine naturale come il cotone biologico, ma anche con le viscose che hanno comunque un'origine naturale, con il tencel, per sviluppare delle caratteristiche di maggiore fluidità, di brillantezza ulteriore, di leggerezza, che sono particolarmente poi confortevoli non solo nel mondo della camiceria, ma anche nel mondo dell'abbigliamento femminile. E naturalmente in questo tema ci sono delle armature particolari, quadri, pua, che questa stagione sono estremamente interessanti dal punto di vista della tendenza. L'ultimo tema è, che si chiama evolution, e noi sappiamo che nella moda c'è ogni stagione, soprattutto estiva, un richiamo a qualche elemento etnico, tra virgolette, e in questo caso si tratta veramente di un laboratorio multiculturale dove le ispirazioni etniche ed elementi grafici si incontrano e si trovano veramente un'espressione molto interessante. Qui i tessuti sono più sostenuti, più compatti, colori più densi, l'ispirazione può venire anche da delle forme architettoniche, l'abbigliamento maschile si presta in particolare a questa interpretazione e anche qui con la possibilità di intervenire sui processi di finissaggio dei tessuti per ottenere delle superfici innovative e in particolare, ma ne riparleremo poi fra qualche minuto, anche su dei materiali con l'effetto di lino stropicciato, di lino lavato, una delle grandi tendenze delle ultime stagioni. E arriviamo all'ecosistema del lino. L'abbiamo definita la fibra verde del futuro. Tutti parlano ovviamente di sostenibilità e io credo che il lino sia davvero la fibra più sostenibile in assoluto. In primo luogo perché è una fibra che sicuramente ecologica, non ha bisogno di irrigazione, dipende veramente dal clima. Questa è anche la ragione per cui viene coltivata in particolare in Europa in una zona ben definita nel nord della Francia, il Belgio, l'Olanda, oggi grazie al cielo anche un recupero nell'area italiana, zero irrigazione, zero OGM, nessun intervento a modificare semi o qualità, zero defoglianti che sono invece estremamente necessari nella coltivazione del cotone, poco impiego di fertilizzanti perché non esaurisce la caratteristica del terreno dove viene coltivato e quindi non ha bisogno di ulteriore fertilizzazione. E aiuta a ripulire l'ambiente e l'aria perché è un vero e proprio pozzo di carbonio. Una cosa importantissima, con il lino non abbiamo scarti, vedremo come viene utilizzato in tantissimi coprodotti, il 100% della pianta, dal seme allo stelo, alle fibre rotte, tutte le piccole parti della composizione della pianta possono essere utilizzabili. È biodegradabile, quindi quando parliamo di circolarità chiaramente parliamo anche di riutilizzo, di riciclo, eccetera, lo vedremo, ma è molto importante sapere che la fibra è biodegradabile nonostante nel momento nel quale vive sia resistente, solida e abbia una serie di caratteristiche peculiari davvero interessante. E lo vediamo qua. Il lino è ipoallergenico antibatterico per natura, quindi particolarmente adatto alle pelli sensibili. Oggi più che mai, dove le persone sono attente all'idea della salute, della protezione, dell'igiene, ovviamente queste caratteristiche sono estremamente interessanti. È termoregolatore perché è una fibra particolare, la definiamo fibra cava, come avesse un contenuto d'aria all'interno che permette di mantenere una temperatura fresca d'estate a contatto con il corpo, ma che è anche isolante in inverno. È assorbente, questa è la ragione anche per la quale viene utilizzata in maniera così importante per asciugamani e materiali per il bagno, diciamo, perché può contenere fino al 20% del suo peso d'acqua senza avere un effetto di umidità al tatto. E poi è antistress, è provato attraverso delle ricerche specifiche che favorisce il riposo nel letto allestito con delle lenzuola di lino
offrendo una grande sensazione di benessere. Quindi sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista delle caratteristiche delle performance, una materia veramente estremamente interessante oltre che naturale. Qui vediamo alcune delle applicazioni più tradizionali, sia per quanto riguarda la tavola che per quello che riguarda il letto, con l'inserimento di questi lini lavati, come accennavo prima, un grande successo di queste ultime stagioni, perché sono dei materiali che hanno questo aspetto estremamente naturale, che non hanno bisogno di essere stirati, che possono essere lavati in lavatrice con un lavaggio delicato. Questa è la cosa che ci chiedono sempre i consumatori quando abbiamo modo di dialogare con loro, perché lo stiro è sicuramente un impegno per chi se ne deve occupare estremamente faticoso. E poi l'innovazione in assoluto. Vi ho detto che il lino è isolante, e proprio in considerazione del fatto che oggi questi cambiamenti climatici ti portano ad avere delle condizioni così variabili, i viaggi, l'attenzione dei consumatori sempre più verso le materie naturali ci hanno spinto a lavorare sempre di più nello sviluppo e nella ricerca di nuovi effetti per rendere il lino assolutamente gradevole e applicabile e bello anche nelle collezioni invernali. Quindi qui vedete per esempio lino lana, lino alpaca in mischia con fibre pregiate come il cashmere, ma anche per esempio una flanella di lino 100%, un tessuto che si chiama flanellino, anche il nome ci porta a capire di che cosa stiamo parlando, che è estremamente leggero, caldo, piacevole e piacevole al tatto. Ma i finissaggi, ne ho già parlato brevemente precedentemente, cerature, spalmature idrorepellenti, impermeabilizzanti, che non utilizzano materiali inquinanti, ma che danno un effetto di protezione ulteriore, antimuffa, idrorepellente, come ho detto, stretch, con l'inserimento di fibre elasticizzate, e quindi la possibilità di avere dei materiali che potremmo definire un po' più tecnici in qualche modo. Ecco, qui ce lo ritroviamo un'altra volta, il lino lavato dalla camicia al tessuto d'arredamento, alla tavola e il letto, veramente un prodotto di grande qualità, e tra l'altro i colori su questo materiale risultano particolarmente attraenti, hanno sempre quest'aria leggermente fané che li rende davvero molto piacevoli e hanno questo aspetto vissuto. Qualcuno diceva qualche giorno fa che quando una cosa non ci piace perché non ci sembra particolarmente nuova, eccetera, diciamo che è vecchio, e quando invece è una cosa che alla fine ci piace, diciamo che è vintage. Ecco, potremmo orientare questo termine anche verso questo tipo di prodotto. E poi il lino denim, ma giusto per dare velocemente l'indicazione di tutte le possibili applicazioni del lino che ha trovato tantissime nuove applicazioni. Il lino antipiega, particolarmente indicato per l'abbigliamento maschile, dove il pantalone si stropicciava forse un po' troppo in passato, oggi con dei finissaggi eco-friendly, senza formaldeide e senza resine sintetiche, riusciamo ad avere dei tessuti che sono meno stropiccevoli e quindi sono molto più belli e durevoli all'indosso. E poi la maglia di lino freschissima nell'estate, con dei filati estremamente sottili, con delle mischie pregiate con la seta o con il cotone bio, ma anche il lino in versione invernale anche nella maglia, in mescolanza con il cashmere e con la lana. Quindi abbiamo visto veramente un panorama molto, molto ampio di tutte le applicazioni, e quindi vi chiederete come mai ci troviamo qui di fronte alle biciclette, ai caschi, a oggetti che apparentemente con il lino hanno poco a che vedere. In realtà questo è un nuovo filone di utilizzo, di impiego delle fibre di lino che è stato sviluppato negli anni più recenti. La CELC si è dotata di un comitato scientifico proprio per cercare
questi nuovi sbocchi, anche con valori aggiunti abbastanza interessanti, dove le caratteristiche del lino trovano degli impieghi ottimali. La leggerezza, la durata, la resistenza sono tutte caratteristiche molto importanti che permettono di realizzare con le fibre mescolate, in questo caso con delle resine biodegradabile, dei prodotti estremamente innovativi e anche molto particolari, insomma, dal punto di vista estetico da vedere. E continuando con quello che riguarda il lino, abbiamo sentito parlare già dai due relatori precedenti dell'idea del riciclo, no? Del riuso, di non sprecare niente, del riutilizzare tutto. Io più che di riciclo amo parlare di upcycling, di ridare vita a dei materiali dando loro un valore aggiunto, quindi non semplicemente un'attività di recupero, ma un recupero che aggiunge valore, che ha, potrebbe avere addirittura dei contenuti che possiamo definire artistici sostanzialmente. Qui vediamo alcuni esempi ed è un filone estremamente interessante perché coinvolge moltissimo anche i giovani che escono oggi dalle scuole di moda, che sono stati particolarmente sensibilizzati attraverso l'attività che facciamo ormai da diversi anni di sensibilizzazione per il lino nelle scuole e che hanno, magari lavorando con delle persone di maggiore esperienza, hanno trovato degli indirizzi particolari per utilizzare avanzi di tessuto, addirittura, come vediamo nella piccola borsetta, le cimose dei tessuti che normalmente vengono buttate, addirittura non si sa dove andarle a smaltire in qualche caso, e con la possibilità di realizzare dei prodotti veramente nuovi, belli e che hanno un valore aggiunto non indifferente. E niente, per ultimo non potevano ovviamente non parlare della moda e dei grandi brand che ormai hanno adottato il lino in tutto e per tutto, sia nelle collezioni estive che nelle collezioni invernali. E qui abbiamo semplicemente alcuni esempi di brand internazionali che hanno inserito proprio nelle ultimissime, più recenti collezioni di abbigliamento uomo e donna il lino nelle loro collezioni, con delle soluzioni creative che vanno da forme più semplici, non so, nell'uomo soprattutto vediamo Cornegliani, ma anche un pochino tessuti più creativi come da Giorgio Armani, la maglia, il cardigan di maglia di lino di Giorgio Armani per esempio, oppure invece degli aspetti più creativi nelle collezioni di Prada e di Dries Van Noten, di Jacquemus e via dicendo. Potrei fare veramente un lungo elenco di brand internazionali che inseriscono ormai il lino alla grande nelle loro collezioni. E vorrei chiudere semplicemente con una piccola notizia. Vedete che c'è un hashtag Amo il Lino. Proprio in questi giorni è in attività una delle iniziative che abbiamo lanciato proprio per sostenere i negozi, in particolare qui a Milano in questo momento, con questa iniziativa che si chiama Amo il Lino. I negozi espongono una vetrofania che afferma appunto Amo il Lino, allestiscono le vetrine e a loro abbiamo offerto tutta una serie di servizi, di informazione, di conoscenza, di supporto che speriamo li aiuti a recuperare un po' di quello che si è perso nella chiusura dei mesi precedenti. E chiudo con questa immagine che mi sembra veramente bellissima. Questo è un campo di lino fiorito di grande bellezza. Dostoevskij diceva: la bellezza salverà il mondo, e io penso che abbia ragione. Grazie.